Amici di Radio Guest, buon pomeriggio, buona serata, dipende quando state vedendo questa rubrica che ormai è più on demand che online. Siamo con Demetrio, ciao Demetrio. Ciao Igor, piacere a tutti. Demetrio è un cofondatore di un'agenzia di comunicazione che si chiama New Drop, salutiamo anche Fabio che è l'altro tuo socio. Noi vogliamo capire una cosa, un'agenzia di comunicazione, quindi siamo nel mondo social in questo caso, l'importanza di avere un'agenzia come la vostra che segue la comunicazione di un'azienda piuttosto che di un evento, qual è nel 2022? Allora, New Drop è un'azienda appunto che si occupa di comunicazione e marketing, principalmente specializzata nel mondo Reca, ok? È un'azienda molto giovane con comunque una mission di andare a aiutare tutte quelle aziende che sono appunto in queste nicchie di mercato e non solo. Dal mio punto di vista e anche visto i risultati che comunque abbiamo ottenuto in tutti questi anni, che abbiamo dato comunque un supporto, un valore in più alle aziende che abbiamo seguito, è fondamentale avere un'agenzia di comunicazione che ti segue. Questo perché? Perché ti dà un coordinamento generale, ti dà delle regole da seguire durante comunque la tua giornata, la tua comunicazione che deve essere costante e continua. Cioè un'azienda ormai deve comunicare costantemente, quotidianamente, deve dare deve mostrare costantemente comunque ciò che accade all'interno comunque della tua attività. Quindi non è solamente più la locandina dell'evento, prendendo in caso un evento, ma è il backstage dietro un evento, cioè la preparazione che c'è dietro un evento e quello che succede dopo un evento. Quindi dare uno storytelling continuo al nostro pubblico, ai nostri clienti, di quello che è il mondo degli eventi, quello che è comunque il mondo dell'intrattenimento. Che strumenti noi utilizziamo? E principalmente comunque piattaforme come Instagram o come TikTok, che sono quelle più utilizzate ad oggi, con dei content creator continui che vanno a riprendere, ok? Quindi andiamo a riprendere costantemente tutto ciò che accade all'interno di questa azienda, ok? Quindi dal barista che comunque prepara un cocktail dedicato per la serata, al DJ che magari invece va a preparare una scaletta musicale dedicata, ok? Quindi andando a interagire costantemente con il nostro pubblico. Questo può accadere solamente se c'è un'agenzia di comunicazione. Se alla tua domanda la mia risposta è un coordinamento preciso e delineato delle attività da fare. Possiamo dire da quello che hai detto tu, Demetrio, che è una strada, passami il termine, quasi obbligata per un'azienda per poter performare, o comunque l'attività o evento che sia, per poter performare nei propri obiettivi. È diventato un mestiere a tutti gli effetti e ormai il one man show, come magari lo era negli anni 90 o negli anni 80, non esiste più, e specialmente in questi casi. In questi casi si sta parlando di comunicazione social, siamo veramente legatissimi tutti i soldi, chi personalmente, chi aziendalmente, ed è una comunicazione che sta cambiando molto molto veloce. Come sta cambiando quindi il social? Ma allora, diciamo che inizialmente la comunicazione era molto più grafica, molto più fotografica, ok? Adesso è molto importante la parte video, appunto questo nuovo ruolo che secondo noi è fondamentale, il content creator, quindi creatore di contenuti video costanti, ok? Quindi se prima noi andavamo a postare una foto, noi prima andavamo a postare costantemente delle grafiche, adesso invece si cerca di interagire più con video, e quindi anche i canali di comunicazione si sono spostati sempre di più verso magari un TikTok, che in questo momento è il social quello più importante da utilizzare per la propria comunicazione, o uno YouTube per dare uno storytelling più completo del tuo evento. Diciamo che si va sempre di più, ma basta vedere anche con le funzionalità ad oggi dei social. Se noi adesso apriamo Instagram, è molto più importante un reel, quindi è molto più, ti appare principalmente un reel che una foto. Questo perché? Perché la gente vuole vedere, vuole ascoltare, non vuole più solamente vedere un'immagine statica e leggere una descrizione. Col tempo si sta diminuendo sempre di più i tempi di lettura, o comunque la voglia di leggere una descrizione, un copy, ma si cerca sempre di più di ascoltare e di essere molto più presenti anche con tutta la parte video. Ecco, quindi diciamo che i social si stanno trasferendo sempre di più sulla parte video e meno sulla parte grafica, la parte fotografica. Prima di andare nella terza domanda, nella quale parleremo di PR, che forse è la figura dalla quale tu hai cominciato a muovere i primi passi all'interno degli eventi, ti faccio ancora una domanda legata alla comunicazione, o meglio ai social network. Principalmente noi ne stiamo usando tre, o la grande massa ne usa Facebook ovviamente, Instagram e TikTok. Abbiamo tre target differenti in questo caso? In questo caso sì, diciamo che il pubblico di Facebook è il pubblico storico, cioè quindi comunque Facebook è il primo social network che abbiamo avuto,
e quindi di conseguenza le prime iscrizioni sono circa nel 2009-2010. Facebook ha un pubblico molto più adulto rispetto a Instagram e TikTok. E Instagram ha più un pubblico della nuova generazione degli anni comunque 2016-2019, quelli sono stati gli anni di Instagram dove ha avuto il maggior numero di iscritti e ad oggi sono i primi imprenditori, i nuovi imprenditori o gli attuali universitari. TikTok ha un pubblico più giovane, quindi diciamo studenti principalmente, però allo stesso tempo si sta avvicinando sempre di più anche un pubblico. Il pubblico di Instagram e Facebook è sempre di più a TikTok. Questo è relativo sempre allo strumento video. TikTok è interamente video e essendo lo strumento principale, questo strumento per comunicare, anche gli imprenditori comunque o comunque aziende si sono dovuti comunque trasferire su TikTok per comunicare in modo più efficace e veloce. Forse sta diventando più social TikTok che ormai Facebook, che era Assolutamente. il primo. Vabbè, ma questo è l'evolversi ovviamente di questi social network. Abbiamo parlato di eventi prima, ma soprattutto Radio & Guest, questa rubrica nasce con gli eventi e quindi non possiamo non fare una domanda che un momentino parla di loro e soprattutto della figura del PR. Com'è cambiata nel corso degli anni e quali saranno i PR del futuro, secondo te? Allora, io nasco appunto come promoter circa 7-8 anni fa, ok? Il tipico promoter che promuoveva comunque all'interno magari della propria scuola, prevendite o comunque eventi studenteschi. Io mi sono, il mondo della pubbliche relazioni, comunque il mondo degli eventi mi ha portato ad aprire, a fondare la mia agenzia di comunicazione. Questo perché? Perché uno dei miei obiettivi è quello di portare nuovi strumenti anche al mondo dei PR. Questi strumenti sono legati principalmente al tracciamento, cioè cosa intendo? Se prima noi andavamo un po' alla ricerca dei nostri clienti, ok? In target con i nostri eventi, io come PR sapevo che dovevo fare una studentesca, però dovevo andare classe per classe, dovevo andare a intercettare appunto i miei clienti che potevano partecipare al mio evento. Adesso, attraverso anche i social e attraverso dei software dedicati, noi possiamo andare a targetizzare, okay, i nostri clienti, crearci un database nostro interno che ci permette di monitorare costantemente chi partecipa ai nostri eventi, il giorno che compiono gli anni, una banalità, i nostri primi clienti che possiamo invitare a fare un tavolo sono coloro che magari devono festeggiare un compleanno. E ci riusciamo anche ad acquisire appunto tutti questi dati, dalla data di nascita, il nome, il cognome, il numero di telefono, la mail, anche dove vivono, e permettono a un PR quindi di essere molto più verticale nell'andare a invitare i propri clienti. E questo permette, questi nuovi strumenti di tracciamento dati ti permettono innanzitutto di essere più efficace, soprattutto di non andare a invitare comunque persone, quindi andare a disturbare un pubblico che non è interessato. Dall'altra parte, diciamo, queste mie affermazioni mi fanno riflettere sul fatto che ci saranno sempre meno pubbliche relazioni, e perché il mondo comunque dei promoter andrà sempre di più a essere di nicchia, perché appunto i software e gli strumenti che abbiamo ad oggi ci permettono di lavorare singolarmente, non crearci quindi una tipica squadra di pubbliche relazioni, quindi creare quella sorta di multilevel, quindi il PR del PR del PR, ecco. Molto bene, Demetrio, concludiamo con la quarta domanda riguardo ovviamente l'agenzia come la tua, la New Drop, agenzia giovani di comunicazione, ma tendenzialmente giovane rispetto alle classiche, alle altre. Secondo Demetrio, quali sono gli obiettivi che un'agenzia come la New Drop deve perseguire, deve raggiungere per definirsi realizzata? Ma allora, secondo me sicuramente portare valore al mercato, portare novità. E io, un'agenzia di comunicazione deve essere in continuo sviluppo, in continua ricerca di nuovi strumenti e di nuove attività da portare comunque ai propri clienti che comunque seguo costantemente. Quindi secondo me l'obiettivo finale è quello di creare valore. Per essere realizzati, se tu mi chiedi un obiettivo per essere realizzati, io ad oggi non posso definirlo, perché comunque siamo in continuo sviluppo, siamo un'agenzia giovane fondata delle figure, dei collaboratori molto giovani che comunque stanno costantemente crescendo anche loro insieme all'evoluzione del mondo online. Quindi noi non ci prefissiamo un obiettivo basato sul numero di clienti, perché nella nostra filosofia è quello comunque di avere pochi clienti, curarli e dare a loro comunque il massimo dei servizi. Quindi il nostro obiettivo non è avere tanti clienti, ma comunque avere pochi clienti da seguire e portargli comunque risultati, e allo stesso tempo creare, okay, dei nuovi strumenti come possono essere dei software,
per il mercato e quindi essere all'avanguardia costantemente. Ecco, questo diciamo che sono i nostri obiettivi finali, la nostra mission. Molto bene, siamo arrivati alla fine. Tony, ti auguriamo un buon lavoro, grazie di essere stato qui da Radio Invest e ovviamente ci vediamo al prossimo evento. Grazie a te, Igor, grazie mille, grazie a tutti.